Domande e risposte oppure un'altra subito presentazione? Finisci? Volevi fare qualcos'altro, poi si fanno dopo. Volevi fare un'altra parte? Sì, ho tante parti. Vai, fai tutto. Aspetta. Vogliamo vedere Glastonbury Zodiac? Marco, ho diciato una volta le feste sacre sulle clip. Ora, clip. A come identificare? Okay. Un attimo solo. Visto che abbiamo più o meno un quarto d'ora, non so se hai una presentazione di un quarto d'ora. Sì, ce l'ho. Sì, sì. Ah, allora facciamo quella. Facciamo Glastonbury Zodiac. Che Glastonbury sarà, è una città in Inghilterra, dal quale viene la leggenda di Giuseppe di Arimatea e Maria Maddalena, eppure quella la leggenda di Arturo, re di Inghilterra. Bello, questa sì. È una zona magica. Sì. Negli anni 1920, super giù negli anni 20, Catherine Maltwood è salita nell'aeroplano perché era ricca, aveva soldi, volava. E guardando giù nella zona di Glastonbury, una zona abbastanza grossa, 20 miglia di diciamo diametro, c'è tutti i segni zodiacali lì nelle valli, nei fiumi, nelle strade, nelle località, nelle città. Ed ecco che hanno preso questo modello che esiste in cielo dell'eclittico, l'hanno copiato grado per grado ed è lì da migliaia di anni. Ecco che c'è questa linea, questa è un ley line, si chiama la linea Michael Mary, Michele Maria, che Michele è il sole, Maria è Marte, acqua, sole, fuoco e acqua, la linea di fuoco e acqua, quei linee di lei si trovano qui in Italia, i romani li smontavano e mettevano strade sopra, e i templi sacri antichi li distruggevano e facevano una Saturno, una Giove, una Marte, ai sette. Sempre i sette, dove si poteva andare a dare incenso, io darei incenso a Giove, perché Giove è il regnante della mia carta. Quando si fa il calcolo di chi tra i cinque pianeti regna su di uno, si calcola chi è Venere, Mercurio, Marte, Saturno o Giove. Quindi si va al Tempio di Giove in Roma e si offre incenso. Oppure si offre l'incenso il giorno del Dio, quindi lunedì alla Luna, Dea Luna, Madre Isis, che infatti prima abbiamo menzionato demoni e mostri, c'è anche lunatici, Luna. Qui c'è Ariete, questo è il Cerebrus, il cane che... No, due Cerebrus, scusa. Questi sono due Cerebrus che affacciano ad ovest e proteggono, sono i cani che proteggono, come Anubis, no? Degli egiziani. Qui c'è Ariete, qui con la testa di Ariete su questa linea, ok? E qui, allora, facciamo così. Ariete, toro, la testa del toro, gemelli, due colline che si chiamano Dundurn. Dan vuol dire collina, Dundurn vuol dire due colline. Qui, due colline. Qui c'è Argo, la nave di l'arca di Noè, dell'eclittica, del sole, Argo, Argus in cancro. Qui c'è no, aspetta, io ho fatto Ariete, toro,
gemelli, cancro, leone è qui, vergine è qui, sotto sopra, questa è la mano stesa, e leone, notate qui c'è una ferrovia che va per mezzo del cuore dove sta Regulus, il Messia, e qui c'è una città, proprio qui, che si chiama Samaten. Samaten. Sama? Soma o Sama? No, si pronuncia Sama comunque, è Sama, estate. Estate? Sì, perché quando arriva il leone, arriva anche estate. Quindi la città in leone si chiama Sama Town, la città del Sama, di estate. Town, paese, Sama. E tutta questa zona si chiama Samaset. Leone, vergine, la il colombo di Cristo, il colombo, le scale, bilancia, Dav, il colombo. Dav ha a che fare con Davide, Gesù della linea di Davide, figlio di Davide, Gesù, figlio di Davide. Chi è Davide? Avete visto questo? La stella di Davide? Saturno? Sì, perché Gesù è figlio di Davide. Oh, figlio di Giuseppe. Giuseppe, padre Sette. E Maria, madre Rea. Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Vediamo che troviamo in terra. Ecco la sfera. Ecco qui la spiegazione che offre Alvin Boyd Kuhn nel libro che ho citato ieri, di chi è questo Re di Gloria, chi è questo Gesù, chi veramente è, e ci dà la storia della biochimica, della astroteologia, bellissimo. Qui spiega che dai cieli gli antichi portarono i cieli in terra. Quando si veniva a Samaset si sapeva dove si era, dove uno, quando si stava in Walton si sapeva che si stava in Ariete, quando si stava nei Pesci si sapeva, e quindi loro sapevano che sotto il manto di stelle, Roma bella mi appare, sotto il manto di stelle, qui in terra, questo riflette ciò che è lì. Ecco come sull'eclittica, di nuovo, qui il Cerebrus, tutti i segni, ecco Ariete. Qui in Ariete c'è una strada che si chiama High Street, high vuol dire alto, ed è qui, proprio la testa di Ariete. E dall'altro lato comincia i Pesci, ok? E qui c'è una chiesa, sul dorso, si cammina qui su questa strada, c'è una chiesa dove Abramo, in vetro colorato, tinto, c'è la scena di Abramo sacrificando il montone. In questa chiesa è famosa. Ecco il toro, gemelli, Dandan, due colline, e qui c'è come paludi, cancro, questo è tutto paludoso, acqua, Samaten, proprio qui, questa è la ferrovia, che è sarà l'eclittica. Samaten, poi c'è tante altre cose, io
devo andare veloce. La Vergine, la Dove, the Holy Dove. Qui c'è una città che si chiama Barton di Santo Davide. Santo Davide? San Davide. Davide chi è? Saturno. Qual è il pianeta che esulta nella bilancia? Saturno. Bilancia è tutto Saturno, tutto. Davide. Scorpione. Bello, eh? Ah, scusa, voi. Sorry. Sagittario, cavallo, uomo. Capricorno. Acquario. La città di Glastonbury sta dentro Acquario. È la montagna con la torre in cima, è proprio nel cuore di Acquario. Ecco qui, Acquario. Pesce. Dalla parte di questa strada High Street, da una parte c'è Ariete, dall'altra parte Pesce. High Street. Come nella nostra ruota, la testa è qui, i piedi qui. Questo sarebbe Ariete, questo Pesce. È fondata nel 1825 da due fratelli, niente meno, due pesci, dal lato di Pesci. La fabbrica più grande del mondo di scarpe, Clark Shoes, nei piedi, nei pesci. Dalla parte, questo Clark è famosissimo, in Somerset, da una famiglia di Quaker, due fratelli, Cyrus e Giacomo. Ciro sarebbe, Cyrus sarebbe Osiris, Osirio, Sirio, Ciro. Cyrus, in inglese si dice Cyrus, ci metti la O, Osiris, e Giacomo, Bacco, Sole. Okay, interessante, però guarda, e hanno fatto Clark Shoes, in Australia è tutto pieno di Clark Shoes, Clark Shoes è famosissimo. Dall'altro lato della strada High Street, tutti i negozi di lana. Ariete. Lo sapevano loro? Lo sapevo. Questa è la domanda che hanno fatto a Glastonbury. Nell'udienza c'erano 100 persone a Glastonbury quando ho fatto questa presentazione. Nell'udienza c'erano due persone che hanno fatto questo articolo proprio lì, che sapevano che parlavo a Glastonbury, sono venuti. E tutto in colpo uno alza la mano e dice: ah, santo, su una cosa che ha detto devo correggere perché io ho scritto l'articolo. Ah sì, vieni avanti. E lo vedi su YouTube, già è su YouTube, che questo tipo si fa avanti. Hanno scritto 12 articoli su tutte le cose che si trovano, tutte le cose in gemelli, tutte le cose in... Io ne sto menzionando solo un percentuale, perché io solo ho scoperto tre di questi articoli, Ariete, Toro e Pesci. E lui ha detto: non hai cercato abbastanza profondo, perché esistono, stanno su internet. Però ho presentato queste informazioni che ho scoperto io. Questo Anthony Tovey, lui non c'era, però il suo amico John Woodsworth, che loro fanno tours del Zodiaco in Glastonbury, lui non c'era qui, però questo sarebbe l'esperto odierno di questo zodiaco. E questi sono gli articoli, li ho presi dall'internet, li ho messi qui. E già ho spiegato tante cose, l'equinozio qui nella testa di Ariete, Walton, e qui c'è tutte recinti di pecore. Il Toro è tutto mucche. Yes. Yes. Yeah. E vengono, da qui vengono pecore proprio, c'è una pecora, non ricordo, non merino, quella è australiana, però le origini. Shetland. Le origini. Shetland.
piace. Allora, Toro, poi qui tante sincronicità, parla di tutte le sincronicità, tutti i temi toreani, si vede statue di Venere, si vede tutta questa roba di Hathor, temi di toreani, insomma. Toro. Queste sono le colline di gemelli. Qui e qui. E dietro al quale ci sono le palude di Cancro. Oh, questa è l'altra collina, eh? È due, una e due. Boh. Anyway, che altro c'era? Pesci? Beh, tante eccellenti. No. Meglio andare avanti. E comunque si può, per quelli che leggono inglese, si può controllare quegli articoli su internet. Questo è un altro libro, Behold, ecco Gerusalemme. Qui mostra tutta l'Inghilterra e c'è lo zodiaco proprio sul terreno di Inghilterra. Qui Cornwall è Pesci. Qui c'è verso le città di York, qui dove c'è il rito di York, dei massonici, qui c'è l'anello di Dio, il Cristo. E qui in questo libro spiega che in tutti questi centri c'è cattedrali, c'è temi del zodiaco, sempre quei stessi 12, sempre gli stessi 12. E non solo si trova in terra, negli edifici, nella Bibbia, si trova anche nel Corano. In Sura 20-25 parla di Capricorno, Acquario, Pesci, i 12, che Allah è benedetto nel Corano per aver fatto i 12 segni sull'eclittica. E poi benedice Allah per Saturno, Giove, Marte, Sole, Venus, Mercurio, Luna. I 12 con i 7. Di nuovo, nel Sura 15, di nuovo, Ariete, Scorpione, dice Marte è il regnante di Ariete e Scorpio, come abbiamo fatto ieri, l'abbiamo visto. Venus, Tauro e Bilancia, Mercurio, Gemelli e Vergine, Luna, Cancro, Sole, Leone, Corleone, figlio di Dio, ecco perché padre e figlio, Giove, Sagittario, Pesci, Saturno, Capricorno, Acquario, nel Corano. I 7 cieli, nel Sura 41. I 7 cieli, Dio ha creato 7 cieli che dobbiamo scalare per arrivare a Dio. Allah sarebbe Elohim, i 7 Cosmocratos, i 7 Archon, i 7 Arcangeli. Le 7 cose della minora. E la minora cos'è? La minora è Amen ora, Amun ora, menora ra. E questo deriva da un giudeo che mi aiuta con tante espressioni ebraiche, che vive in Gerusalemme. Ogni settimana mi manda dei punti proprio preziosi come questi, menora. E come ho detto l'altro giorno, Bar, British Accredited Registry, è Rabbi, e ho spiegato che Rabbenim vuol dire figli di Ra. Qui lo spiega il mio amico Avnei Avdam, che questa è la parola Adamo. Avnei vuol dire luce del sole, Avdam vuol dire padre sangue, perché Dam, rosso, sangue. Dice Rabbanim, che letteralmente significa figli di Ra. Tehuti deriva da Tofer, i tehuti che hanno i giudei, che hanno il naso lungo, si dice, anche lui dice, viene da Tof, tehuti.
Hermes, Mosè, il grande insegnante, perché questo è il principio di Mercurio, questo è Mercurio, Tehuti, con il naso ganciato. Ok, possiamo anche finire qui. Ram, lo stesso giudeo mi dice Ram vuol dire alto, high, Ram, montone. Leod, forte volume, voce alta, forte. Rama vuol dire regione alta. Raam, pronunciata Raam, significa tuono. Thunder, tuono. Ramana significa il coso del leone. Ok, questa. E poi, anche questa mi ha mandato questo disegno antico, questo Avner Avdam, mostrando i 12. I 12 non solo stanno nella testa, dappertutto. La mano, qui c'è 12 ossa, qui, nelle quattro dita. Ariete, cancro, bilancia, capricorno, i segni cardinali. Nel mezzo, i segni fissi, e questi di sotto, i segni mutabili. Così, Ariete, cancro più alto, perché è il giorno più lungo, bilancia, che sono Ariete e bilancia sono sempre sull'equinozio, e qui capricorno, il più corto giorno dell'anno. Poi qui c'è i segni fissi, qui i mutabili. Dopo pranzo, sovranità.